cose, delle sfide, mi hanno fatto un po' cercare, ho anche comprato, come ti ho detto prima, al Salone di Torino, un saggio sulle balene, perché ero talmente appassionata da tutte le ricerche che ho fatto che mi sono presa la regina dell'abisso. Sì, e così, che mi hai fatto vedere, hai fatto conoscere anche a me, che non lo conoscevo, così, quindi... Mi è proprio piaciuto tantissimo. Sì, sono contenta. Avrei un desiderio, se hai piacere, di leggerci un pezzettino del libro, che dopo capiremo il perché. Ok, allora, grazie. Mi stai dicendo che eserciti su di loro una terapia d'urto? In un certo senso sì. Mi immedesimo nella loro sofferenza per cercare di capirla e curarla. Sai, la disperazione ha un suo ritmo, una sua poesia nascosta. Mi piace ascoltare i suoni racchiusi nell'animo umano. Basta tendere l'orecchio e ti accorgerai che questa città ne è piena. Solitudine, insoddisfazione, frustrazione. Eppure nessuno di noi muore di fame, nessuno di noi può dirsi davvero disperato, ma ci lamentiamo. E i lamenti prima ci avvolgono e poi si propagano attorno a noi. Ti è mai capitato di ascoltare il suono che i bus fanno quando stanno per partire? Perché fanno un suono particolare. Sembrano balene, cantano come balene tristi. Di notte mi lascio cullare dalla loro melodia e immagino che sulla strada davanti a casa stia passando proprio un enorme cetaceo che popola gli abissi marini. Lo immagino imponente, dalla pelle grigia, spessa e rugosa, ornata di crostacei e solcata da cicatrici di antiche battaglie. Adesso ci tornano le cicatrici leggendo. tutto è collegato. Sì. Quindi dopo da lì, quindi si capisce un po' che mi sono ispirata il titolo, da dove arriva il titolo, da questo passaggio, perché è un po' una specie di metafora della città di Zurigo. A un certo punto lo dico, una città che ha tutto, in effetti ha tutto, ha la grandezza giusta, ha la bellezza, ha un lago, ha una popolazione anche multietnica interessante, si organizzano manifestazioni interessantissime, però allo stesso tempo è carente un po' sul piano umano. E tutti quelli che vanno a viverci lo dicono, e nonostante sia multietnica riesce a trasformare le persone che vanno a viverci e le fa diventare un po' zurichese, quindi anche se uno fa le scuole lì poi si zurichizza e diventa così. E anche lo trovo divertente perché mia figlia è stata in una scuola veramente multietnica, siamo in un quartiere super multietnico, e però hanno questo atteggiamento i ragazzini da piccoli zurichesi, nonostante loro abbiano delle origini completamente diverse, e lo trovo molto interessante. Alla fine ti incorpori e mantieni sicuramente qualcosa del tuo retaggio, però ti uniformi, diciamo così, ed è un po' visto che io sempre sono diversa dalle persone lì, per me è un po' un peccato, ma lo vedo con i miei occhi ovviamente. Però un pochino più di gioia di vivere non basterà.